BDV riparte da Sansepolcro. Non si tratta di un passaggio di consegna, ha precisato il nuovo segretario dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, ma di un abbraccio e una stretta di mano per fare insieme un lungo percorso. Molise TV ha seguito in diretta il congresso nazionale tenutosi a Sansepolcro, luogo simbolo della nascita e della rinascita del partito. Trasporti, ripristinate alcune delle corse soppresse in Alto e Basso Molise. Dopo lo scontro degli ultimi mesi tra la regione e l'azienda trasporti molisana, sembrerebbe essere tornato il sereno a vantaggio dei tanti studenti e pendolari che ogni giorno raggiungono i maggiori centri della regione. Successo indiscusso per la Notte Bianca di Campobasso, arte, musica e shopping gli ingredienti della manifestazione. Una seconda edizione targata King Communication che ha riscosso ampi consensi. Spettacoli ed eventi in ogni angolo del centro cittadino hanno permesso all'evento di conquistare il capoluogo molisano. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. È iniziata ieri la Due Giorni dell'Italia dei Valori, un congresso nazionale che ha avuto come tema centrale il lavoro declinato in tutte le sue variabili. L'IDV riparte da Sansepolcro, luogo da cui è nata 15 anni fa e da cui intende rinascere. Molise TV ha seguito l'evento in diretta che ha risvolti rilevanti anche per la nostra regione. Vediamo. Era il 21 marzo del 1998 quando fu fondato il Movimento dell'Italia dei Valori a Sansepolcro ed è proprio da qui che dopo circa 15 anni l'Italia dei Valori è tornata per votare il suo statuto e per dare il via a un nuovo corso. Dopo il congresso straordinario dello scorso giugno che ha visto l'elezione del segretario Ignazio Messina, l'IDV prosegue il suo cammino di rinnovamento. Difatti, la giornata di ieri si è aperta con un passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo, tra Di Pietro, l'ex segretario, e Messina, fautore del nuovo corso. Una consegna ufficiale di mandato, conclusasi con la presentazione del nuovo logo dell'IDV, dal quale scompare il nome di Di Pietro, ma non l'impegno e l'apporto che l'ex segretario darà al partito. Si apre quindi una nuova stagione, quella del rinnovamento. Con Messina si apre un nuovo corso, con al centro i cittadini. E il tema fondamentale del congresso di oggi è il lavoro. Oggi diciamo il passaggio di consegna effettivo tra il vecchio e il nuovo. Come si rinnova il partito che riparte da dove è nato? Non è un passaggio di consegne. È un abbraccio e una stretta di mano per fare insieme un lungo percorso, quindi voglio dirlo con chiarezza, non c'è un passaggio di consegne tra il presidente Di Pietro e il nuovo segretario. Insieme dobbiamo rilanciare la nostra Italia dei Valori. Partiamo proprio da Sansepolcro. Sansepolcro nel 1998 nacque l'Osservatorio Europeo della Legalità e della Questione Morale, perché la questione morale era centrale in quel momento. Bene, credo che siccome oggi sia altrettanto centrale la questione morale, è proprio da qui che per dare un segnale siamo voluti ripartire. Vogliamo parlare di temi veri, il lavoro, e questo a cui abbiamo dedicato queste due giornate a dimostrazione che questa non è l'emergenza, è il problema dei problemi, e se non si affronta seriamente sicuramente il nostro paese non andrà avanti. Diversi temi, ma la cosa principale sono appunto i cittadini. È sempre stato il nostro motivo fondante, dalla parte dei cittadini. Siamo scesi nelle piazze proprio per questo. Noi vogliamo intervenire per fare in modo che possano avere più lavoro e possano avere riconoscimenti tutti quei soggetti deboli che in Italia sono in stato di povertà e di cui nessuno si occupa. Tra i numerosi interventi della giornata ce n'è stato anche uno che ha riscosso un buon successo, quello del responsabile Dipartimento Giustizia PD Danilo Leva, intervenuto anch'esso al congresso dell'IDV. Affrontare uno dei nodi oggi su cui si misura il livello anche di arretratezza del nostro paese, riformare la giustizia, riorganizzare il sistema giudiziario, credo che sia una priorità fondamentale per questo governo, perché questo sistema è al collasso e chiudere gli occhi di fronte al collasso nel sistema giudiziario non aiuta la politica a recuperare quella credibilità di cui oggi invece avrebbe terribilmente bisogno.
La legge che cambia la gestione dell'articolo 7, il fondo di 2.450 euro per i portaborse, è approdata in prima commissione. Trovata ieri in maggioranza, l'intesa sul provvedimento a firma dei presidenti Frattura e Nero. Intanto è stata fissata per il 1 ottobre la manifestazione anticasta davanti Palazzo Moffa. I consiglieri regionali, hanno tuonato gli organizzatori, si sono aumentati le indennità di carica e aumentato la fiscalità locale, portandola a livelli insostenibili. Intanto i sindaci Domenico Di Lisa e Gigino D'Angelo martedì prossimo presenteranno presso l'incubatore di via Monsignor Bologna a Campobasso una proposta che punta a dimezzare le indennità dei consiglieri regionali. E torniamo a parlare ora del comparto dei trasporti. Dopo lo scontro degli ultimi mesi tra la Regione e l'azienda Trasporti Molisana, sembrerebbe essere tornato il sereno a vantaggio dei tanti studenti e pendolari che ogni giorno raggiungono i maggiori centri della Regione. Sono state ripristinate infatti molte delle corse aggiuntive prima soppresse che penalizzavano e non poco i centri dell'Alto e Basso Molise. Sentiamo. Il piano del trasporto pubblico locale va ancora riorganizzato in via definitiva. I maggiori disagi sono stati causati dalla soppressione di molte corse aggiuntive che hanno penalizzato numerosi comuni, come ad esempio il comune altomolisano di Agnone. Per i trasporti ci sono stati problemi perché sappiamo che sono state tagliate tutte le corse aggiuntive che poi, e guarda caso, erano le corse più importanti per i collegamenti, soprattutto Agnone verso Isernia. Però c'è da dire che ultimamente insomma qualcosa sta accadendo, abbiamo fatto delle richieste, qualcosa già è stato fatto, altre richieste che abbiamo fatto ci si sta lavorando su, quindi più o meno si stanno rimettendo in piedi quelle corse che sono le corse più importanti. Certo, ripensare ai trasporti come erano 5-6 anni fa è impensabile, perché c'è anche da dire che ci sono stati anche dei momenti dove si sono fatti degli sprechi, quindi oggi chiaramente stiamo pagando anche gli sprechi del passato, però è importante approntare un sistema di trasporti che sia confacente realmente ai bisogni. Quindi da questo punto di vista credo che anche a livello regionale bisogna pensare di fare un nuovo piano dei trasporti diverso da quello che è stato fatto, in modo che delle risorse che abbiamo a disposizione utilizzarle nel migliore dei modi, insomma. Ma intanto i tanti pendolari molisani possono tirare un sospiro di sollievo. La giunta regionale infatti ha ripristinato molte delle corse soppresse, cercando di tener conto di quelle che sono le reali esigenze dei viaggiatori, studenti e lavoratori soprattutto. Sono riprese dunque le corse nelle aree interne del Basso e Alto Molise, insieme a quelle dirette alla Fiat di Termoli e nella zona industriale della Val di Sangro. Altre invece sono state modificate per far fronte alle richieste dei comuni. Le misure adottate, hanno ribadito dalla Regione, rivestono carattere provvisorio e perfezionabile. Dovranno infatti essere condivise con sindaci, associazioni e dirigenti scolastici, ma almeno per il momento il peggio sembra essere passato. A una settimana dalla riapertura delle scuole in Molise, la FLC-CGL intravede un primo segnale positivo con il decreto legge 104 del 2013, che comprende norme sul potenziamento dell'offerta formativa e sul diritto allo studio. Si iniziano a raccogliere i primi frutti delle tante iniziative, ha spiegato il sindacato, per ridare valore e dignità all'intero sistema della conoscenza e per garantirne il diritto al sapere. Il decreto infatti stanzia fondi per il wireless nelle scuole superiori, borse di studio per gli studenti del conservatorio e assunzioni di personale precario. Torniamo ora a parlare dell'ITR. Secondo alcune indiscrezioni, l'imprenditore isernino Camillo Colella sarebbe in trattativa con il patron dell'azienda tessile di Pettoranello del Molise, ma circolano anche altri nomi, tra cui la Maison Gattinoni e il gioielliere Rosati. Intanto i lavoratori temono per il rinvio del tavolo romano fissato per il 18 settembre. Sentiamo. Stando a quanto si apprende dai rumors, il patron dell'ITR Antonio Bianchi starebbe continuando a valutare l'eventualità di allargare la compagine societaria. Tra i papabili ci sarebbe un noto imprenditore molisano, l'isernino Camillo Colella, che ha creato un solido gruppo nel campo immobiliare e in quello delle acque minerali. Un vero e proprio colpaccio per Colella, che dopo aver rilevato lo stabilimento della GTR di Monteroduni potrebbe aggiungere un altro mattone al suo impero economico, avendo tutte le carte in regola per l'ingresso nel settore dell'alta moda, a partire dalla solidità finanziaria.
Sarebbero infatti in corso trattative in fase avanzata con l'imprenditore in questione, ma circolano anche altri nomi, ad esempio quello della Maison Gattinoni e quello del titolare della linea di gioielli Rosati, ossia l'ex presidente del Genoa Calcio. Ancora top secret l'esito dell'incontro di Bianchi con il presidente di un fondo di investimento arabo. Ciononostante, se il patron dell'azienda tessile di Pettoranello del Molise non dovesse chiudere le trattative in tempi brevi, potrebbe diventare inutile anche l'incontro fissato il 18 settembre al Ministero per lo Sviluppo Economico. Bianchi, infatti, dovrebbe portare a Roma un nome e un piano industriale, ma potrebbe anche chiedere un rinvio dell'incontro per concretizzare le trattative ancora in corso. Intanto, in azienda, incombe la minaccia delle scadenze e il numero uno dell'ITR ha chiesto ai suoi dipendenti di stringere i denti per onorare l'impegno della sfilata parigina con la Maison Galliano. La possibilità di un rinvio del tavolo romano ha però generato malumori nei lavoratori che speravano in una risoluzione in tempi brevi dello stato di precarietà e incertezza in cui vivono da troppo tempo. Antonio Bianchi ha promesso di fare tutto il possibile per salvaguardare i livelli occupazionali, ma questa resta una magra consolazione. Proclamato lo stato di agitazione degli avvocati del foro di Isernia per la preoccupante carenza di organico al Tribunale della Città Pentra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha reso noto che per il periodo che va da lunedì 16 a martedì 24 settembre i legali ricorreranno in segno di protesta allo strumento delle astensioni dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie. E cambiamo decisamente argomento, arte, musica e shopping nella Notte Bianca di Campobasso, una seconda edizione targata King Communication che ha riscosso ampi consensi. Spettacoli ed eventi in ogni angolo del centro cittadino hanno permesso alla manifestazione di conquistare il capoluogo molisano. Vediamo. Musica, spettacolo, cultura e divertimento sono stati gli ingredienti della seconda edizione della Notte Bianca organizzata dalla King Communication, un evento che ha animato il capoluogo molisano dopo un'estate a dir poco sottotono. Il centro cittadino si è trasformato in un palco a cielo aperto per numerosi artisti, tante le band che si sono alternate nel corso della manifestazione, molti musicisti del Conservatorio Lorenzo Perosi che hanno soddisfatto i gusti dei più esigenti. Apprezzate le esibizioni delle scuole di ballo con il burlesque show, ballando sotto le stelle e dance art in piazza Savoia. Appuntamento con i DJ molisani all'ex stadio Romagnoli, dove i più giovani hanno ballato senza sosta fino al mattino. In piazzetta Palombo la Notte Bianca ha dato spazio al rock e all'artigianato artistico con l'evento Rock and Crafts, curato dall'associazione Molistart. Ma è stata anche la notte della cultura, grazie alla collaborazione con la soprintendenza per i beni archeologici del Molise, che fino alla mezzanotte ha permesso ai visitatori di godere delle meraviglie racchiuse nel Museo Sannitico e di visitare i palazzi storici Pistilli e Iapoce. Per l'occasione è stato presentato anche un eccezionale ritrovamento archeologico, una sepoltura risalente al IV secolo a.C. costituita da circa 20 vasi. Non è mancata la moda, con un occhio di riguardo al mondo degli sposi, con sfilate nella struttura dell'ex Gille in via Milano o con il mercatino del Baratto per gli amanti del vintage. E poi tanto sport con gli atleti delle società sportive del capoluogo molisano. I ragazzi dell'associazione ludica e i Tre Astri hanno proposto invece giochi di ruolo con l'interpretazione di personaggi medievali ed un vero e proprio torneo di spade. Dunque un bilancio positivo per la Notte Bianca di Campobasso ed un plauso agli organizzatori che sono riusciti a soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, facendo tornare in vita il capoluogo molisano. E ci spostiamo ora a Scapoli, dove il sindaco Renato Sparacino ha deciso di destinare il bonus del bebè di benvenuto a sostegno delle famiglie dal valore di 1000 euro. Sentiamo. Uno degli ultimi interventi attuati dal comune di Scapoli è stato quello di istituire a sostegno delle famiglie il bonus del bebè di benvenuto, bonus del valore di 1000 euro destinato a ogni bambino nato o adottato tra gli anni 2013 e 2014 da genitori residenti nel comune di Scapoli. Le risorse necessarie sono da reperire nel bilancio di previsione attraverso i fondi derivanti dalla rinuncia delle indennità da parte del sindaco Sparacino. Anche se un piccolo gesto, è comunque un passo significativo verso il riavvicinamento della politica ai cittadini, ha affermato il sindaco. Queste sono risorse da destinare al sociale e che vanno ad emettere le poche risorse disponibili.
Con queste parole, il sindaco Sparacino ha voluto premiare la presenza di quelle poche coppie rimaste a Scapoli. Siamo allo stremo delle forze, visto che da circa un anno sono fermi i trasferimenti statali, come in tutti i comuni, ha continuato il sindaco. È diventato sempre più difficile far quadrare i bilanci, sebbene il comune di Scapoli, con le minime risorse a disposizione, continua a tutelare al meglio i propri cittadini e cerca di mantenere le tariffe delle imposte locali fra le più basse d'Italia. Via libera del Comune di Isernia e progetti per il recupero di tre edifici scolastici, Don Bosco, Giovanni XXIII e Andrea di Isernia, per i quali saranno spesi complessivamente circa 350.000 euro. È stato avviato infatti l'iter per presentare alla Regione Molise la richiesta di finanziamento necessaria per le opere di rifacimento e messa in sicurezza delle tre strutture in questione. E ci spostiamo a Montaquila, dove a breve verrà realizzato il nuovo depuratore. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Rossi. Sentiamo. È arrivato al secondo mandato. Il primo cittadino del comune di Montaquila, Francesco Rossi, durante i suoi anni di carriera ha cercato di svolgere al meglio e con il massimo impegno il proprio ruolo, al fine di garantire la massima fiducia nei confronti dei cittadini del piccolo paese. Eletto la prima volta nel 2009 e riconfermato di nuovo sindaco la scorsa tornata elettorale nel mese di maggio. Con l'assegnazione delle deleghe, il sindaco Rossi ha tenuto per sé il bilancio, le opere pubbliche e l'urbanistica, settori di primo livello dove occorre un'esperienza acquisita negli anni. La sua squadra è composta da tre assessori, una giunta molto attiva e variegata, quella del sindaco Franco Rossi, che si è messa già fattivamente all'opera per migliorare la vivibilità del territorio e per realizzare i progetti presenti nel programma di governo. Inoltre il sindaco sta cercando di portare a termine i lavori iniziati nella passata amministrazione. Uno dei primi interventi è quello di realizzare un nuovo piano regolatore per tutto il territorio comunale. Ci stiamo impegnando molto sulla depurazione, perché noi attualmente sfruttiamo il depuratore del consorzio industriale di Pozzilli, ma è molto costoso e non soddisfacente per tutte le esigenze del comune. Quindi stiamo realizzando tre nuovi piccoli depuratori prefabbricati che andranno sotterrati, quindi non si vedranno neanche ad occhio nudo, per cui con questi tre depuratori soddisferemo tutte le nostre esigenze. E ci spostiamo a Termoli. Denunciato a piede libero un uomo di 37 anni di nazionalità rumena, sorpreso a rubare merce dagli scaffali di un supermercato. Gli agenti della squadra volante del commissariato di polizia di Termoli sono intervenuti sul posto per identificare la persona. L'uomo responsabile del furto è stato accompagnato successivamente presso il commissariato ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti, poi denunciato per furto. Hanno promesso battaglia ai residenti di via Monte Carlo a Termoli dopo aver appreso che nei pressi della chiesa del Crocifisso sorgerà un palazzo di tre piani e non un'area verde. Il cambio di destinazione dell'uso dell'area in questione avrebbe portato all'amministrazione comunale di Termoli grossi vantaggi economici. Sentiamo. Sono sul piede di guerra gli abitanti di via Monte Carlo a Termoli, dove nei pressi della chiesa del Crocifisso, zona che doveva essere adibita al verde, sorgerà un palazzo. Gli abitanti, sdegnati per non essere stati avvisati e preoccupati per la sopraelevazione del terreno rispetto ai loro condomini, hanno promesso battaglia e si sono detti pronti a ricorrere al tribunale amministrativo per invalidare la seduta del consiglio in cui è stato ratificato l'accordo di programma per la realizzazione del palazzo di tre piani in cambio di un parchetto e di un parcheggio. Il clima che si respira nel quartiere è dunque molto teso, sia per questo cambio di destinazione ed uso improvviso con il quale il comune ha ottenuto diversi vantaggi, sia per le modalità in cui la ditta incaricata del progetto, la Blu Costruzioni, sta compiendo i primi lavori. In particolare la protesta è esplosa quando le ruspe hanno abbattuto in maniera brutale diversi alberi situati nella zona interessata. Il rammarico degli abitanti del quartiere è quello di non aver potuto fare nulla per fermare la cosa, in quanto il comune non li ha informati minimamente di questo progetto. Ma quali sono i vantaggi di questo cambio di destinazione d'uso? Con la variante al piano regolatore approvata dal comune grazie a 16 voti della maggioranza in consiglio comunale, che consentirà alla Blu Costruzioni di realizzare un condominio di 11.000 metri cubi, nell'ultimo spazio verde rimasto immacolato davanti al terminal bus, il comune
comune otterrà un parcheggio adiacente al palazzo, la sistemazione del parchetto davanti alla chiesa del Crocifisso e manterrà 2,5 ettari di terreno ceduti gratuitamente nel 2006, dove si trova il vecchio rudere della contessa Petti. In termini economici, questo scherzetto ai residenti del quartiere farà guadagnare al comune di Termoli una cifra pari a 2.700.000 euro. Visti i numeri, qualcuno potrebbe pensare che in un momento di ristrettezza economica come questo, soprattutto per gli enti locali, gli amministratori comunali di Termoli, dopo tutto, non abbiano poi visto così male. Ma siamo sicuri che tutto questo cemento, probabilmente invenduto, farà bene a Termoli più di un'area destinata al verde? Nell'ambito delle celebrazioni per l'innalzamento del santuario di Castel Petroso a Basilica è in programma la presentazione del libro Il Carmelitano Scalzo fra Immacolato Giuseppe Brienza, tra terra e cielo di Anna Di Nardo Ruffo. Nel volume sono state raccolte toccanti testimonianze di persone che hanno conosciuto fra Immacolato, persone che raccontano la sua sofferenza durata ben 51 anni. L'iniziativa si terrà martedì 17 settembre alle ore 17 nell'auditorium di Castel Petroso. Questa era l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Il meteo è offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per lunedì 16 settembre. Avvio di giornata all'insegna dell'instabilità sul Molise, con occasione per acquazzoni sparsi, anche temporaleschi. Tendenza a miglioramento tra pomeriggio e sera, ventilazione inizialmente debole o moderata. Mari poco mossi, a tratti mossi, specie al largo. Temperature in calo nei massimi, stabili nei minimi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 14, massima 24 gradi. Isernia minima 17, massima 23 gradi. Termoli minima 20, massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215.